importas de soñar en Puerto Rico. Más tarde estamos insieme, se va para ti, anche Oscarito. Brucio el sol en ufficio, que vaya que hay de escapar. Uscire dall'acqua, coperti di sale. Mare blu profondo, sulla pelle il vento. Intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Eccola, l'aspettiamo. Dall'Abruzzo alla Riviera Romagnola fino a qui in Friuli, fino a qui a Lignano Sabbiadoro che ci accoglie per il gran finale di questa Sand Volley 4x4 di questa Lega Volley Summer Tour. Il vostro Daniele Laspina che vi parla in diretta appunto da Lignano Sabbiadoro, pronto a raccontarvi questa grandissima avventura. E non poteva avere con me per questa avventura appunto compagno migliore di Consuelo Mangifesta. Buongiorno Consuelo. Buongiorno ai telespettatori e buongiorno a te Daniele. Sarà il gran finale appunto di questo tour che ci ha regalato tanto spettacolo, e da gran finale ci ha regalato tanto spettacolo anche in questi due giorni, con tanti risultati tesi fino all'ultimo, tante partite belle. Sì, ma sapevo che sarebbe stato così, nel senso che come ogni anno si inizia in sordina, poi le tappe servono un po' alle squadre per trovare l'amalgama giusta ad arrivare poi all'ultima tappa esprimendo il miglior gioco possibile, quindi tutte le partite diventano più o meno equilibrate. Chiaramente insomma si vedono delle differenze in campo, però davvero devo dire che quest'anno era impossibile fare dei pronostici. Sarà una partita dove appunto forse Monza parte con i favori del pronostico, almeno per quanto ho fatto vedere in queste tre tappe appunto, e durante in generale durante anche questi due giorni. Però Busto Arsizio, insomma, qui ormai non c'è più nulla da perdere, quindi si può giocare alla morte. Ma sì, devo dire che è ovvio che Monza probabilmente rispetto a Busto ha un potenziale d'attacco forse un po' diverso. La differenza, ecco, non possiamo nasconderci, chiaramente in queste tappe l'ha fatta quella ragazzina col numero uno che si chiama Serena Ortolani, e che mi ha stupito, devo dire la verità, perché non pensavo che si potesse adattare così semplicemente alla sabbia come ha fatto in queste tre tappe. Intanto è cominciata la partita. E intanto è arrivata la prima botta. La prima botta. Anche quelle non fanno piacere. Sì, ne abbiamo parlato la scorsa settimana quando c'era Diletta Sestini in commento con noi, che ne approfittiamo per salutare. E secondo noi abbiamo teorizzato questa cosa. Se non secondo noi, non gli hanno detto che c'è la sabbia sotto, ma pensa che sia ancora sul Taraflex. Perché ma guarda, io non c'è differenza. Sì, la guardo con un pizzico di invidia, perché se torno indietro con gli anni e ricordo quanta fatica facevo per trasferirmi dall'indoor alla sabbia, e vedo lei invece fare le cose con una naturalezza, però insomma il fisico credo che sia una qualità insomma che esprime in maniera visibile a tutti, e questo insomma aiuta sicuramente Serena Ortolani. Poi ha ovviamente un'esperienza alle spalle che le consente insomma di gestire anche i momenti difficili in maniera semplice. E questo, fammelo dire a me, detto da Consuelo Mangifesta, è tutto dire. No vabbè, Serena ha un palmarès di tutto rispetto, però adesso insomma io credo che sia anche giusto parlare del non si vince mai da soli, no? Esatto. Soprattutto in questi sport soprattutto di squadra. Soprattutto nella pallavolo, nel esatto. Beach volley, nel sand volley, non è mai così. Intanto nelle prime battute partita meglio Monza, che si è già portata sul 3-0, come avete visto. Ortolani va ad attaccare questo pallone, lo fa cadere lì in mezzo al campo dove non c'è copertura, e trova il quarto punto consecutivo per il team Saugella. Quella zona è sempre una miniera, no? Per chi decide in difficoltà di risolvere con un colpo piazzato in mezzo al campo, dove praticamente ci dovrebbero andare tutte, molto spesso non ci va nessuno. Il servizio battezzato out sia da Argentati che da Wang, invece si sbagliavano, arriva l'ace e quindi c'è il primo time out della partita. E allora si ritorna in campo con 5-0 in favore di Monza, il pallone ancora in mano ad Alessia Ghilardi, che finora insomma ha fatto anche un ottimo turno in battuta, perché poi i punti si costruiscono anche da lì, anche nel sand volley. Ancora il servizio, stavolta ricevuto bene, Mazzotti accomoda per Argentati, e arriva il punto, il primo per Busto Arsizio per invasione. Ecco, vedi, se non fanno loro, ci pensa qualcun altro con l'invasione, quindi qui Sara Loda che ha cercato a tutti i costi di andare a, come dire, toccare con i polpastrelli quel pallone, incappata nell'errore. Però
Peccato, perché non ci voleva quest'ulteriore errore da parte di Alessia Gennari. Bisogna approfittare dei momenti di sbandamento in questo sport, che vorremmo anche spiegare un po' a chi non lo guarda abitualmente, dove il vento fa la differenza. Quindi rispetto a dove giochi, a quale parte del campo giochi, chiaramente devi calibrare il tuo colpo al servizio, così come il sole. Insomma, tutta una serie di particolari accorgimenti che bisogna avere per giocare bene sulla sabbia. Assolutamente sì, anche perché sono poi elementi non controllabili, quindi ci si deve solo fare i conti. Tanto arriva il primo punto di Alessia Gennari con un attacco dei suoi piazzato lì. Eh sì, come abbiamo sottolineato poc'anzi, no? Quando la palla scotta e quando magari l'alzata non è proprio perfetta, e tanto vale non rischiare magari con un attacco forte, ma piazzarla lì al centro del campo, come stanno facendo le ragazze. Argentati al servizio, poi la palla mandata di là da Monza, dopo un pallone gestito maluccio arrivano le prime sbavature anche per Monza. Questa è una conclusione che Alessia Ghilardi gradisce molto, quando tutta la squadra è spostata molto sotto rete lei spinge spesso questi bagger di prima intenzione, adesso purtroppo le finisce fuori, ma ne abbiamo visti tanti. Mazzotti cerca ancora Gennari con le nocche di là il salvataggio. L'alzata per Loda che va ad attaccare a tutto braccio, palla out, ancora una volta l'errore di Monza, 6-4 per Booster Sizio che pian piano. Da quel 5-0 siamo 6-4, quindi cambia veramente in poco tempo, bisogna avere solo molta pazienza. Ecco, la qualità forse più spiccata che bisogna avere se vuoi giocare bene sulla sabbia è avere pazienza. Ed eccola qua, Serena Ortolani riceve e attacca alla perfezione, ritrova il punto, il cambio palla, 7-4 per Monza. Manda al servizio Sofia Turlà. Ecco qua la battuta, riceve Gennari, Mazzotti con il bagger, si deve fermare Gennari perché il vento le sposta un po' la palla, ma poi alla fine riesce a trovare il punto. E qui ovviamente, essendo giocatrici che giocano spesso in sei, no? Quando difendi tendenzialmente sei portato a tenere la palla sotto rete al centro del campo, qui si dimenticano ogni tanto le ragazze che mancano due atlete. Che conviene non farlo sempre. Gennari, il muro di Ortolani a sporcare, la copertura c'è, ora va Loda ad attaccare, il muro di Argentati è vincente. Mette lì le mani, bravissima a prendere il tempo a Sara Loda. Sì, qua ha avuto grande tempismo nel salto, chiaramente la palla per Sara Loda non era proprio perfetta, ha cercato di rimediare esattamente come poteva. Ricordiamo che in questo sport ovviamente il pallone... Un altro murone di Alessia Gennari. Gliele sposta proprio in diagonale all'ultimo istante queste mani, adesso lo rivediamo in questo replay, mano destra perfettamente posizionata verso l'interno del campo da parte di Alessia, non serve saltare tantissimo ma serve scegliere il tempo giusto. La ricezione buona per Monza che può costruire, Loda il muro sporca, c'è Mazzotti in copertura, poi Wang per Gennari che attacca come può, la palla è già di là, viene cercata ancora Ortolani, ancora il muro e la palla che per un soffio non cade in campo, ci ha riprovato Gennari, stavolta ha avuto la meglio Ortolani. Sì, Gennari sta prendendo pian piano le misure all'attacco di Serena Ortolani, che ovviamente qui aveva poco spazio effettivamente per tirare una palla diversa, però è stata comunque brava perché alla fine l'ha gestita nel migliore dei modi, cercando di sfruttare la mano sinistra di Alessia. Si ritorna sulla sabbia, allora 8-7 in favore di Monza con Ortolani al servizio per ricominciare. La ricezione di Wang, Mazzotti, la palla per Argentati che viene murata da Loda, la palla è ancora buona, però ci riprova Argentati, stavolta va in parallela e trova il punto. Senza rincorsa, con una bellissima extra rotazione del polso, piazza questa palla beffarda per Alessia Ghilardi, che se l'aspettava sicuramente più lunga.
Mazzotti al servizio, Ortolani si inginocchia per ricevere, poi di seconda il tentativo di Turlan non arriva, Gennari poi la piazza in un'azione tutta in velocità di Busto per necessità, ma trovano il punto. Alessia Gennari ha deciso oggi di giocare l'esperienza con colpi dietro il muro, colpi piazzati senza forzare, perché evidentemente insomma, forse si è resa conto che è la migliore soluzione. Effettivamente ha trovato già diversi punti proprio dietro le spalle della giocatrice che le salta davanti al muro. Posso dire che è anche una delle cose belle di questa Lega Volley Summer Tour, di trovare appunto impegnate giocatrici come abbiamo detto prima di Serena Ortolani, ma anche Alessia Gennari, insomma campionesse a tutto tondo, con palmarès di tutto rispetto. Entrambe tra l'altro arrivano in questa stagione proprio con un trofeo in bacheca, e quindi il livello alzato ulteriormente in questa maniera non può che far piacere. Sì, ma io mi auguro che nel corso degli anni futuri insomma di vedere sempre più atlete. Qualche anno fa, tanti anni fa ormai, quando io, fondamentalmente anch'io ero ancora sui campi da gioco, sfruttavo questo mese fondamentalmente per provare a tenermi un po' in allenamento, perché si sa che ovviamente allenarsi sulla spiaggia, sulla sabbia serve tantissimo. Innanzitutto è un lavoro che non va ad interferire con i tuoi problemi articolari alle ginocchia, tante volte si fanno rieducazioni sulla spiaggia, ma poi chiaramente essendo uno sport molto faticoso ti porta a lavorare anche sulla tua resistenza, e quindi un mese fatto seriamente sulla sabbia per le giocatrici che magari smettono a fine aprile può servire, ecco, per una forma, una sorta di mantenimento della forma, e per tornare ad agosto, perché non dimentichiamoci che queste ragazze insomma fra una ventina di giorni saranno di nuovo in palestra per allenarsi ad affrontare il loro campionato indoor. Assolutamente, poi chi più chi meno coinvolta con le relative nazionali anche nel periodo di off, quindi ci sta assolutamente, anzi è una strategia da condizione atletica che può fare assolutamente la differenza. E poi insomma il clima, il passarlo qui in una competizione del genere può assolutamente essere quella motivazione in più. Sì, anche perché insomma il Summer Tour si vive un po' come una semi vacanza agonistica, cioè nel senso che 5 minuti dopo finite le partite le ragazze sono tutte sul palco a bere qualcosa insieme, o comunque a passare del tempo insieme, perché c'è proprio un atteggiamento conviviale di grande amicizia in un periodo rilassato della stagione. Tanto qua abbiamo rivisto il mani fuori, il mani dentro, anzi il punto comunque di Serena Ortolani sul muro di Argentati. Ora ballò dal servizio, la ricezione di Wang, Mazzotti arriva, Gennari deve mandare di là col bagger, alza la palombella, il tocco di seconda non è efficace, allora nuova occasione per Monza dalla free ball di Busto, loda però fatica ad arrivare sul pallone di Turla, allora Mazzotti per Gennari che attacca, cerca il fondo del campo ma non lo trova. E qui ha provato la sua parallela, Alessia Gennari, lei ce l'ha questo colpo, fondamentalmente usa molto spesso il polso, magari con palla non fortissima ma piazzata, qui le esce davvero di poco, la rivediamo in questo replay, nulla. 11 pari, lo dà al servizio, la palla che cade appena fuori dal campo, allora torna dalla parte della Unity Work col 12-11. Va al servizio Arianna Argentati, una giocatrice che è una grande interprete del beach volley a tutto tondo, spesso impegnata nel campionato 2x2, il salvataggio di Gennari, poi Wang e Argentati che manda di là, e qui ci ha riprovato ma ancora una volta, stavolta fin troppo abbondante. Esatto. Scappata la mano. Si è nervosita Alessia Ghilardi perché 2 su 2 senza portare a casa il punto. Questa è la palla che veramente lei più gradisce in assoluto, però oggi non le sta dando tanta fortuna. 13-11 per Busto, Ortolani ad attaccare, c'è Argentati che tiene, Mazzotti si ripresenta, Argentati la palla sul nastro e poi
un po' di fortuna se volete, ma il pallone passa e cade. 14-11 si regala 3 set point Booster Seats. Crederci sempre, mollare mai, questa deve essere il motto di Busto, che ha cominciato malissimo e, come ti ho detto, sta finendo benissimo. Ed ecco qua, finisce benissimo almeno il primo set, 15-11 per la UNT Work, che in rimonta se volete, ma va a conquistare il primo set di questa partita. E allora si può ricominciare, secondo set fra Monza e Busto Arsizio per questa finale valida per il bronzo. Ovviamente palla in mano a Monza, che di conseguenza adesso sarà alla sinistra della rete, alla destra della rete ovviamente dal vostro punto di vista. Invece ci sarà Busto Arsizio, il primo servizio del secondo set è quello di Ghilardi, viene ricevuto con qualche difficoltà, mandato di là, poi il salvataggio, il bagger di Ortolani può costruire Busto Arsizio. Mazzotti prova a sorprendere le avversarie, la palla ora troppo attaccata alla rete, anzi dall'altra parte, e Gennari ne approfitta. Ancora un'imprecisione da parte di Sara Loda dopo un salvataggio di Alessia Ghilardi, una palla, eccola qua, la rivediamo, salvata dalla Ghilardi, e poi un bagger dall'altra parte del campo, come dire, un rigore quasi per le ragazze di Busto, che non perdono l'opportunità. Mazzotti, la ricezione in caduta di Ghilardi, poi Ortolani va a piegare, a spezzare il posto quasi da pallacanestro e trova il punto. Qui tira una bella frustata Serena Ortolani, questo è il suo colpo preferito, palla un tantino staccata da rete, però lei salta tanto e quindi ha l'opportunità comunque di chiudere alla fine con questa bella diagonale. Loda al servizio, la palla ricevuta da Wang, Mazzotti spinge di là, una palla che era quasi destinata ad arrivarci, poi se la cava Busto Arsizio con il salvataggio, Gennari manda di là col bagger, pasticcia un po' Monza, o rischia di farlo, Turralza per Ortolani, che però non può attaccare al meglio, Wang in bagger per Argentati, che però anche lei non riesce ad attaccare alla perfezione, palla troppo attaccata a rete, Argentati ci mette le mani, non basta, scambio lunghissimo, Ortolani ancora, Gennari a respingere, ma non con efficacia, Loda ad attaccare, il muro di Argentati, ancora un'occasione per Monza, la palla alzata da dietro da Ghilardi per Ortolani, sporcata dal muro, Mazzotti, Wang, ci arrivano, palla gettata di là, può rifiatare un attimo Monza, che può costruire, Ortolani, le nocche, il tocco di Gennari non basta, incredibile, si è persa la palla, forse non so, una delle più facili semplici di questi scambi, esatto, sì. Perché a muro era stato fatto anche un ottimo lavoro da parte di Alessia Gennari, perché l'aveva toccata e tenuta anche molto alta per una copertura dietro della compagna, che invece non c'è stata. Però questi sono gli scambi che poi necessitano di un time out immediatamente dopo. Loda manda il pallone altissimo in servizio. Fuori di poco, come si suol... fuori di poco, quasi dal campo in generale. Gennari va al servizio da fondo campo, allora a sua volta la farfalla Doc, anche l'anno prossimo sarà alla guida di Busto Arsizio nella stagione indoor. Brava Loda, che grande attacco, a gira il muro, passa e va. E qui il trucco, insomma, per guadagnare qualche centimetri nel salto è esattamente come ha fatto Sara Loda, si è avvicinata al pallone senza effettuare una rincorsa, poi un passo allo stacco e ha messo a segno un bel attacco. Out senza problemi la chiamata dei direttori di gara, lo ricordiamo, il signor Andrea Clemente sul seggiolone, la signora Daniela Benedetto Tiz qui di fianco a noi, potremmo dire quasi davanti a noi, alla nostra postazione a bordo campo. Intanto abbiamo il tutto esaurito sugli spalti, non so se hai notato. Bello. Assolutamente sì, viene sottolineato da ogni applauso, da ogni esultanza di un pubblico che tra l'altro dimostra ogni anno di apprezzare sempre di più questo evento. Argentati, il pallone passa sul nastro, poi il salvataggio, Monza manda di là, può costruire Busto, Argentati il muro sporca, bel lavoro di Loda sotto rete, Ortolani un colpo quasi da tennis. Poi eccola Gennari qua. Con le nocche. Gennari con le nocche, come ci dicevamo prima, questo colpo a sfiorare le mani di Serena Ortolani, senza cercare la forza ma con intelligenza, Alessia Gennari va a concludere ancora una volta in maniera molto positiva. Visto un attimo prima
dottoressa Strange Consuelo Mantifesta. No, no. Come hai fatto? Come no, fatto? No, 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 no. Ortolani si vendica subito. Questo alla sua maniera. Un altro bel pallonetto, sì. Dice Ren Ortolani. Eh sì, va per il sottile, esatto. Se Ren Ortolani schiaffeggia praticamente il pallone per trovare il punto che riequilibra la situazione. E va proprio lei al servizio. La ricezione di Argentati che manda il pallone direttamente dall'altra parte. Allora può attaccare Monza. Ortolani ci aveva messo le nocche. In ogni caso, l'invasione a rete da parte della Unity Work. Regala il punto a Monza. Eh sì, qui Alessia Gennari ha provato anche lei a intercettare questo pallone. Invece con il palmo delle mani proprio tocca il nastro superiore. Ancora Ortolani, la ricezione stavolta è buona da parte della Unity Work che può costruire l'attacco in diagonale di Gennari. Ce l'hai questo colpo allora, Gennari. Ce l'hai. Ce l'hai, quando serve lo tira fuori anche con una certa disinvoltura. Trovando il punto in questo duello all'interno della partita. Wang al servizio, il pallone che balla sulla rete, beffa Monza, l'ace. Guarda, anche Wang, che quando è arrivata in Italia, insomma, è cominciato questo... La vedevo in difficoltà persino al servizio, cioè si vedeva proprio che non era abituata a battere. Io penso che lei sia la proprio libero... assolutamente prima esperienza in un tour del genere. E è migliorata anche la Wang, brava. Si sta adattando, dovrà farlo a maggior ragione, e appunto magari... Serve anche questo Summer Tour, la chiedono dentro le ragazze di Bustarsizio, ma viene chiamato fuori l'attacco. Dicevo, serve anche a quello il Summer Tour, perché quando poi ci si ritrova a giocare tra compagne, come sta facendo lei con Alessia Gennari, poi nella stagione indoor saranno insieme ancora e quindi può... Ho sentito che ha imparato anche Mia, che non è difficile, però... Che però è la prima parola fondamentale esatto, del volley, no? Quindi... Di solito nell'altra lingua si imparano i saluti, esatto, le parolacce, esatto. E invece Wang ha imparato Mia. Gennari manda il pallone di là, la copertura c'è, Monza può costruire il tour. La cerca Ortolani in diagonale, ma c'è Mazzotti. Ecco Wang col bagger per Gennari, da ferma la piazza. Tour là in copertura ci arriva, Ortolani come può e come riesce Wang. Mazzotti cerca ancora Alessia Gennari, c'è Ortolani in mani. È la palla che cade dentro il campo. Brava, ci ha provato Alessia Gennari a giocare questa palla sulla mano destra di Serena Ortolani, ma le qualità fisiche di questa atleta, che sono infinite, le consentono di stare in aria e di cercare la posizione migliore per andare a intercettare il pallone, e lo fa perfettamente. Sperava di trovare le dita probabilmente la giocatrice di Parma, anzi forse dovremmo dire la dottoressa di Parma. La dottoressa, visto la che dottoressa. Si è laureata proprio poche settimane fa. Ma sai che nel mondo della pallavolo di laureate ce ne sono tantissime, ma veramente tante. Assolutamente sì. Questo assolutamente fa molto sì. Piacere. Eh? Esatto, è la risposta a chi magari è in quell'età dove si sta facendo le domande, se continuare o non continuare, continuate a fare tutto. Esatto. Sia all'università, sia a studiare, qualsiasi cosa sia, sia la pallavolo. Ghilardi al servizio, la ricezione di Argentati, la palla indietro di nuovo per lei, il tocco a muro di Loda, non ci arriva Ortolani, la palla cade, 7-7. Ci eravamo preoccupati che non ci fosse equilibrio e invece, come al solito, un altro set equilibratissimo con le ragazze della, che si muovono anche molto bene in campo, si vede proprio anche da un punto di vista difensivo, si capiscono, non fanno confusione, davvero molto migliorate, anzi non più non migliorate, cresciute proprio. Dopo il muro Bustarsizio poi si ritrova una free ball fra le mani, attacca Argentati in diagonale, ma ci arriva la copertura di Ghilardi, poi il salvataggio di Mazzotti in bagger, non basta, in tuffo la palla si spegne sulla rete. Sì, qui Alessia Gennari ha sperato che la palla, come dire, toccasse la rete e acquisisse un rimbalzo che non c'è stato. Che gioca il primo pallone, Wang lo riceve, Mazzotti di là, quasi beffa Ortolani che però ci arriva, può costruire proprio per Frangipane Turlama, si ferma sul muro, ancora Frangipane che passa, Gennari ci arriva con un guizzo, e il pallone mandato di là da Mazzotti che trova la pescata giusta. E la Frangipane il guizzo non ce l'ha avuto qui, Non c'è arrivata alla stessa maniera. No.
un po' di responsabilità, perché era una palla piazzata praticamente con i piedi per terra e anche ipotizzabile la direzione di questo pallone, però Frangipane evidentemente appena entrata, un po' freddina nonostante la temperatura. Lettura con un attimo di ritardo, e Gennari invece qua manda il servizio fuori dal campo, mentre è tornata in campo Sara Loda, chiudendo il cambio precedente. Va Turla al servizio, vediamo la siciliana, la ricezione di Wang, Mazzotti per Argentati, lungo linea, ma ci arriva lo stesso Ghilardi, la palla per Loda che attacca alla stessa maniera e non trova il campo. Palla fuori. Sì, forse sta mancando l'apporto, ecco, magari in attacco di Sara Loda, perché effettivamente è una giocatrice che ha molto peso nell'attacco e l'ho vista in queste tappe giocare veramente partite formidabili, a cui ancora un po' affaticata probabilmente. Ortolani ancora, c'è il salvataggio di Argentati, poi Gennari manda di là, Ortolani fa gli straordinari ma riesce a salvare quel pallone, poi l'attacco come viene di Turla per mettere un po' in difficoltà la costruzione di Busto, che costruisce, attacca con Gennari e pizzica la linea. Eh sì, quel suo colpo ancora una volta con indirizzato con il polso sulla riga del campo, senza nessun dubbio palla in questa di Alessia Gennari, che invece ha ripreso le redini della partita, aveva cominciato con un pizzico di difficoltà, invece adesso molto bene. Poi in fiducia Bustarsizio, nonostante appunto di solito c'è il muro intanto di Mazzotti, che però non basta, si inserisce Sara Loda. La mano sinistra si stacca, questa della Mazzotti a muro, la rivediamo e ovviamente la palla si insacca facilmente. Allora va Ortolani in battuta, ricezione sulla palla corta di Argentati, poi Gennari riesce ad attaccare la palla tenuta da Monza, che va a costruire Turla per Ortolani, la che tocco non piano. Fa più Genieri. La tocco piano di Serena Ortolani. Io qualcuno su quella diagonale ce lo metterei, perché... Anche fisso, sì. Anche che non si muova mai più. Esatto, una sagoma. Colpita e affondata quasi Argentati, che tra l'altro fa il paio col discorso che stai facendo tu, visto che spesso nel corso di queste due giorni invece abbiamo visto giocare Serna Markovic, entrata, brava, sta interpretando bene la partita. Brava Alessia, sì. Bravissima, colpo veramente piazzato sopraffino questo di Alessia Gennari, dopo aver toccato la palla in maniera cortissima dietro il muro, se l'è ritrovata di nuovo e ha pensato bene di piazzarla lì negli ultimi 50 centimetri di campo. Imprendibile assolutamente il colpo di Gennari. Adesso Loda va ad attaccare in diagonale, c'è Wang sulla traiettoria, poi Gennari sfiora il muro e la palla cade dentro il campo ancora una volta Alessia Gennari. Brava, brava, brava davvero, perché in genere si arriva a fine partita e si accusa la stanchezza, sembra che per lei stia cominciando adesso la gara. Quindi chissà che una delle squadre finali non la metta sotto contratto al volo, visto che sta entrando in temperatura. Non so se si possa. La ricezione Turla per Ortolani. C'è il muro di Gennari, terzo punto consecutivo. Wow. Se avesse giocato per il primo e il secondo posto avrei saputo a chi dare l'MVP. Assolutamente sì. Sta facendo una partita maiuscola e appunto in crescendo tanto che costringe Monza a chiamare il primo timeout discrezionale di questo secondo set. Si torna in campo allora con Monza alle ultime chiamate per restare in partita obbligate. Simin Wang al servizio, la giocatrice di Pechino, tra l'altro molto giovane lei, classe 97, quasi 98, considerando che è nata a dicembre. Ortolani, il muro di presa Gennari. Anche questa, C'è Ortolani, non spezza il ritmo, la palla però brava, colpita, attaccata benissimo da Loda. Bravissima questa palla, proprio con il telecomando Sara Loda in attacco e in quella zona che ovviamente se riesce a beccarla è punto sempre, perché chiaramente è sempre scoperta. 13-12 va al servizio Ghilardi con la palla che va lunghissima nonostante la traiettoria in diagonale, e allora due match point per Bustarsizio per provare a chiudere questa finale terzo quarto posto e questa tappa sul podio. Dove va questa alzata secondo te adesso, Dani? Mi sa che è abbastanza semplice da prevedere.
Vediamo, Turlai il bagger, invece Loda, la palla attaccata in diagonale, c'è Gennari, eccola qua, Ortolani resta in aria, riesce a mandare quantomeno il pallone di là, poi si arrangia come riesce Argentati, la palla non è efficace, Ortolani col muro, il salvataggio in copertura, Ghilardi prova ad arrivarci, non basta. Brave. In una grande partita alla fine la spunta Busto Arsizio, vedi che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. 2-0 chiude la contesa, la squadra bustocca prendendosi il podio, confermando quello che diceva Coach Graziani, si è andati in crescendo ed è il finale migliore che ci si poteva auspicare per la Unity Work. Un po' di rammarico forse per Monza, voleva sicuramente un'altra finale terzo quarto posto, un'altra partita. E mi sa che tornerà l'anno prossimo con un pizzico di fame in più. Sì, a parte questo credo che sia una vittoria meritatissima di quella della Unity Work Busto Arsizio, che ci ha creduto dopo un avvio sicuramente difficile. Non è stata la migliore partita di Monza della Sagella, questo sicuro. Quelli bravi approfittano dei momenti di difficoltà dell'avversario e loro sono state brave.